quindi riprendiamo da dove eravamo rimasti, prima degli ebrei. Il teorema degli zeri ci dice questo: se voi avete una funzione definita in un intervallo chiuso di estremi AB a valori reali, continua, e se sapete che cambia segno, f di A diciamo minore o uguale di 0, f di B maggiore o uguale di 0, ma anche f di A maggiore o uguale di 0 e f di B maggiore o uguale di 0, l'importante è che i segni siano diversi agli estremi. Se i segni sono diversi agli estremi, lungo l'intervallo c'è un punto in cui la funzione si annulla. Esiste x nell'intervallo che è appunto quello che si chiama uno zero della funzione, la funzione in quel punto si annulla. L'idea è molto intuitiva: se il grafico della funzione, diciamo, stiamo esprimendo il fatto che il grafico di una funzione continua su un intervallo che è un insieme, diciamo, qui c'è la continuità, ci sono due continuità di mezzo, c'è la continuità della funzione, che è una funzione continua, e c'è la continuità dell'intervallo, che essendo un sottoinsieme dei numeri reali ha la proprietà di continuità che hanno i numeri reali. Va bene? E allora, se l'intervallo è continuo, l'intervallo è continuo, se la funzione è continua e passa da negativa a positiva, diciamo il grafico della mia funzione si traccia, no, come si dice a volte, senza mai staccare la penna dal foglio, e deve attraversare, ci deve essere un punto in cui la funzione vale 0. Ovviamente potrebbero esserci anche più punti, anche infiniti punti in cui la funzione vale 0, ma ce n'è almeno uno. Conseguenza immediata, cioè un altro modo per formulare questo teorema, è questo. Diciamo 0, il fatto che io trovo un punto in cui vale 0 non è, 0 non è privilegiato, no? Io in generale quello che uno può dire è il teorema dei valori intermedi. Se avete una funzione continua definita su un intervallo AB, cosa succede? Che se la funzione assume due valori, y1 e y2, che non sono i valori della funzione, sono i valori assunti in due punti dell'intervallo. Se ci sono due valori assunti dalla funzione, allora tutti i valori intermedi sono valori assunti dalla funzione. Questo è il teorema dei valori intermedi. E ora ve lo enuncio in maniera leggermente più astratta, però diciamo il concetto è chiaro e la dimostrazione è immediata, no? Se io ho un punto x1 e x2, la funzione assume un valore, nel punto x1 la funzione assume un valore y1, nel punto x2 assume un valore y2, cioè se volete vi faccio la dimostrazione prima dell'enunciato. Qual è la dimostrazione? Se f di x con 1 è uguale a y1, f di x con 2 è uguale a y2, quindi è una funzione che assume due valori qualunque, non importa, ora non guardiamo il segno di questi valori. Qui cos'è la cosa importante in questo teorema? È che 0 è un valore intermedio tra i due estremi, no? Uno è positivo, l'altro è negativo, 0 è un valore intermedio. Allora in generale se y è compreso tra y1 e y2, y1, y2, non importa che siano ordinati y1 e y2, quindi qui forse dovrei dire oppure y appartiene a y2, y1, diciamo, senza perdere di generalità uno può supporre che y2 sia maggiore di y1, però non è necessario. Se y è un valore intermedio tra i due, che siano in un ordine o nell'altro non è rilevante, allora cosa succede? Che io prendo la funzione g di x, che è f di x meno y, e questa funzione cosa fa? Cambia segno in x1 e x2, questi sono due valori, y intermedio tra questi due, quindi in x1 e x2 questa funzione ha segni diversi, e quindi c'è un punto in cui questa funzione si annulla, e cioè c'è un punto in cui f vale y, ok? Quindi esiste x tale che f di x è uguale a y.
Va bene? Se io ho dei valori, due valori di una funzione, se la funzione, che cos'è importante? Se la funzione sia definita su tutto l'intervallo x1, x2, che non ci siano buchi nel dominio della funzione, allora se una funzione assume due valori, assume anche tutti i valori intermedi tra questi due. Detto in altri termini, se f è definita su un intervallo, diciamo sottinsieme di R intervallo, allora f di i, se è una funzione definita su un intervallo, l'immagine di questa funzione, tutti i valori assunti, sono ancora un intervallo. F di i è un intervallo. Cioè, detta ancora più brevemente, una funzione continua manda intervalli in intervalli. Okay? Questa è sostanzialmente la proprietà dei valori intermedi. Perché, diciamo qui, è abbastanza elegante, perché questo i non è un intervallo chiuso e limitato come prima, è un intervallo qualunque. Se io prendo un intervallo qualunque i, come faccio a dimostrare che f di i è un intervallo? Vi ricordate qual è la nostra definizione di intervallo? È un insieme che ha la proprietà dei valori intermedi, cioè se ci stanno due punti, ci stanno tutti i valori compresi tra questi due. Quindi come faccio a dimostrare che f di i è un intervallo? Prendo due punti qualunque di f di i. E chi sono due punti qualunque di f di i? Sono y1 e y2, che sono... stare in f di i significa che sono immagine di f. E quindi esistono x1 e x2, x1 e x2 nell'intervallo i. Ma se i è un intervallo, tutti i punti intermedi tra x1 e x2 stanno in i, e quindi posso applicare il teorema degli zeri sull'intervallo x1 e x2. Va bene? E lo applico non a f, ma alla funzione g, che è f meno y, perché voglio ricondurmi, diciamo, sto traslando la mia funzione in verticale in modo che il valore y che io voglio trovare diventi uno zero della funzione, banalmente. Ok? Va bene, ora il teorema degli zeri, questo è un corollario, il teorema dei valori intermedi, ci torneremo più avanti, diciamo, sono un argomento più sullo studio di funzioni che sulle successioni, quindi ora io andrei, diciamo, avremo modo di rifletterci maggiormente. Se guardate sugli appunti c'è un esempio in cui si fa vedere, per esempio, come si può risolvere un'equazione, applicare il metodo di bisezione. Vi ricordate l'algoritmo che abbiamo visto per dimostrare il teorema degli zeri? Si può applicare in pratica per trovare effettivamente, per risolvere un'equazione. E negli esempi c'è un'equazione, appositamente c'è un'equazione di quinto grado, perché, così, per dire che le equazioni di quinto grado si possono risolvere, diciamo. Avevamo discusso questa questione, no? Non c'è una formula algebrica, cioè una formula esplicita tramite radicali, così si dice, quindi tramite somme, prodotti, radici, però si possono risolvere con un algoritmo, quindi in maniera diciamo approssimata, come è necessario fare ogni volta che voi cercate un numero reale. Va bene, allora, quindi noi cerchiamo di andare avanti ora, di non soffermarci tanto, perché ci torneremo su questo teorema. E questo teorema ci serve, l'abbiamo un po' anticipato, per poter invertire un po' di funzioni. Vogliamo innanzitutto definire la radice n-esima. Noi abbiamo definito la radice quadrata direttamente con gli assiomi dei numeri reali, però è faticoso, è molto più semplice invece usare la continuità e il teorema dei valori intermedi, il teorema degli zeri. Allora, ci ricordiamo la funzione potenza n-esima, x alla n, e noi sappiamo che almeno per gli x positivi, sugli x negativi sapete ci sono, diciamo, delle differenze se n pari o dispari, ma sugli x positivi sostanzialmente questa funzione, se io la dovessi disegnare, io disegno x quadro è una parabola, e in 0 vale 0, in 1 vale 1, è una funzione strettamente crescente, illimitata superiormente, questo è vero qualunque sia n. Va bene? In realtà i grafici per n uguale a 1 ottenete una retta, questo è n uguale a 2. Se n cresce, cosa succede? Che qui si schiaccia la funzione, i numeri tra 0 e 1, più li moltiplicate per numeri tra 0 e 1 più diventano piccoli, e invece qui diventano
numeri maggiori di 1 diventano più grandi, quindi queste funzioni comunque come andamento, diciamo, qualitativo assomigliano tutte a questa funzione. Quindi f da 0 infinito ha valori sicuramente in 0 infinito. Ora io mi chiedo, questa funzione è strettamente crescente? Questo lo so, deriva direttamente dalla monotonia del prodotto. È strettamente crescente, quindi è iniettiva. Funzioni strettamente monotone sono sempre iniettive. Mi chiedo, è bigettiva, cioè è suriettiva? È suriettiva con questo codominio? Ecco, ora lo sappiamo dire, sì, è suriettiva perché vale il teorema dei valori intermedi, quindi cosa vuol dire suriettiva? F, se questo è il mio intervallo I, se questo è il mio intervallo I, F di I è un intervallo per il teorema dei valori intermedi. I è un intervallo, F è continua, non l'ho scritto, è tutto importante, è continua, perché è il prodotto di funzioni continue, quindi è continua. E quindi F di I è un intervallo, questo è il teorema dei valori intermedi. Beh, un intervallo contenuto qui dentro, mi basta dimostrare che ci sta 0 in questo intervallo, 0 ci sta perché f di 0 fa 0, diciamo questo lo chiamiamo j, vogliamo capire chi è questo intervallo, ma è banale a questo punto perché 0 appartiene a j, a priori sappiamo che j è contenuto in i, j sta qui dentro perché la funzione assume valori non negativi, quando x è positiva non assume mai valori negativi, quindi sicuramente j è un sottoinsieme, 0 ci sta, e poi chi è il sup di questo j? Beh, questo sup è più infinito, perché io semplicemente devo dire che questa funzione assume valori arbitrariamente grandi, ma siccome x alla n è maggiore di x, per esempio, diciamo n qui è diverso da 0, n uguale a 0 sarebbe un'eccezione qui, n è maggiore di 0, in tutto questo, siccome x alla n è maggiore o uguale di x, l'estremo superiore dei valori assunti è più infinito, e quindi j è 0 più infinito, va bene? 0 incluso perché l'abbiamo verificato, più infinito non può essere incluso perché non è un numero reale e quindi è uguale a i. A questo punto sappiamo che questa funzione è bigettiva, quindi sì, è suriettiva, quindi f è invertibile e la funzione inversa si chiama radice n-esima, okay? La funzione inversa di x alla n inversa è la radice n. Cennesima è una funzione che ha come grafico è la funzione inversa di quella, quindi il suo grafico si ottiene facendo la simmetria rispetto alla bisettrice, no? Del primo e terzo quadrante, sarà fatto grosso modo così, 1 va in 1, 1 e 1 si scambiano ma sono uguali, 0 e 0 si scambiano, la funzione a questo andamento qui. La radice quadrata sappiamo come grafico una parabola. Ora questo è per x positivo, ma sistemate tutte le cose, cosa succede quando x è negativo? C'è una simmetria, se n è pari la funzione è pari e non può essere invertita per x negativo. Okay, se n è pari ci fermiamo qui, perché la funzione quando n è pari è decrescente, non è bigettiva, dobbiamo togliere il ramo
con le x negative. Quindi se n è pari, la radice è quella. Se n è dispari, la funzione in effetti è dispari, è simmetrica rispetto all'origine e si può invertire anche per x negativo. Allo stesso modo, o per simmetria, vedete che la funzione è inversa, quindi ha anche un tratto, diciamo, se n è dispari, c'è anche un tratto fatto così, quindi qui solo se n è dispari, altrimenti la funzione finisce qui. E questa è y, la radice ennesima di x, quindi diciamo f alla meno 1 di x è la radice ennesima di x, è una funzione che va, diciamo, da 0 più infinito in 0 più infinito se n è pari. Quindi non si può fare la radice quarta di un numero negativo, non è definita, diciamo, non avrebbe senso, non è, la funzione x alla quarta non assume mai valori negativi. Ma si può fare invece la radice cubica di una quantità negativa, se n è dispari, questa funzione è definita su tutto R, è dispari. E sono tutte funzioni strettamente crescenti, perché sapete che l'inverso di una funzione strettamente crescente è strettamente crescente, e ora vi dico, sono anche funzioni continue, perché c'è un teorema generale che è la continuità dell'inversa, che dice questo: se f da i in r è, ora lo facciamo per le funzioni strettamente crescenti, perché tutte le nostre funzioni sostanzialmente sono strettamente crescenti, ma ovviamente si potrebbe fare per le funzioni strettamente decrescenti. Strettamente crescente e continua. In effetti parte di questo teorema l'abbiamo già dimostrato. Se f è strettamente crescente e continua, allora posto j l'immagine di f, j è un intervallo, è quello che abbiamo appena detto, è il teorema dei valori intermedi, f da i in j, quindi se restringo il codominio la funzione diventa, è iniettiva perché è strettamente crescente, diventa surgettiva perché ho messo come dominio l'immagine e quindi è automaticamente surgettiva, quindi f da i in j è bigettiva. E questo è quello che abbiamo già detto. E quello che c'è in più da dire è che f alla meno 1, che è una funzione che va da j in i, è anch'essa ha le stesse proprietà, è strettamente crescente, continua, bigettiva. Lo scriviamo qui sotto. Forse ci sta qui, bigettiva, ovvio, perché è l'inverso di una funzione bigettiva, è ancora bigettiva, strettamente crescente, lo sapevamo già, l'inverso di una funzione strettamente crescente è strettamente crescente, vi ricordate quella proprietà, è un se solo se, la stretta monotonia. Quello che ci manca da dire è che è anche continua, quindi l'unica cosa che dobbiamo dimostrare, che non è ovvia, è che la funzione inversa è anche continua. Ecco, ma qui ci viene in aiuto il fatto che questa è una funzione strettamente crescente, questo lo sappiamo. Quando è che una funzione strettamente crescente è definita su un intervallo, quindi questo è l'intervallo j, io disegno il grafico di f alla meno 1, o forse mi conviene disegnare il grafico di f, proviamo a fare il grafico di f che è un po' forse più chiaro. Questo è l'intervallo i, qui c'è la funzione f, la funzione f è strettamente crescente ed è continua.
Ora, osservate una cosa, se f, diciamo, la continuità di f alla meno 1 non è conseguenza della continuità di f, cioè il fatto che f sia continua, questo è y uguale a f di x, ho deciso di disegnare il grafico di f, il fatto che f sia continua, a cosa serve? Serve per dire com'è una funzione, diciamo, se non fosse continua f, quello che succederebbe è che l'immagine non sarebbe un intervallo. Cioè, come è fatta una funzione strettamente crescente che non è continua? Beh, la funzione strettamente crescente, sostanzialmente, l'idea è che c'è una, quella che si chiama la discontinuità a saldo, non ci sono altre possibilità. Va bene? Cioè, in ogni punto, diciamo, una funzione strettamente crescente, ogni punto, il valore di quella funzione è maggiore di tutti i punti precedenti ed è inferiore di tutti i punti successivi, no? Perché la funzione è strettamente crescente. E la continuità è equivalente a dire che quindi il valore della funzione in un punto è più grande dell'estremo superiore di tutti i valori precedenti, l'estremo superiore di tutti i valori precedenti, ed è minore o uguale dell'estremo inferiore di tutti i valori seguenti. Se questi due estremi, superiore e inferiore, coincidono, c'è un solo possibile valore e la funzione è continua. Se sono diversi, la funzione non è continua, ma c'è una discontinuità di questo tipo, cioè l'estremo superiore dei valori inferiori esiste sempre e il valore della funzione è compreso tra questi due estremi. Cioè, diciamo, quando faremo i limiti di funzione vedremo che la continuità è come dire che il limite esiste e il limite di una funzione monotona esiste sempre, l'unica possibilità è che il limite sinistro e il limite destro siano diversi, ok? Se la funzione è monotona, l'unico problema per il limite destro e il limite sinistro esistono sempre, potrebbero essere diversi e potrebbero quindi non coincidere col valore della funzione. Ora, quindi, il fatto che la funzione f sia continua, questa ipotesi, serve per dire che l'immagine è un intervallo, perché ci permette di usare il teorema dei valori intermedi. Una volta che so che l'immagine è un intervallo, quindi questa non succede, vedete che qui l'immagine della funzione è spezzata in due parti, non è un intervallo, ma se la funzione è continua, l'immagine è un intervallo, beh, la funzione inversa deve essere continua. Ora qui la dimostrazione formale è un po' pesante, se volete ve la guardate sugli appunti, ma l'idea è molto semplice. Come fa a non essere continua la funzione inversa? Il grafico della funzione inversa si ottiene scambiando i due assi, cioè è lo stesso grafico, solo che voi lo guardate con l'asse della scissa in verticale, no? È lo stesso grafico. Quindi quando è che la funzione inversa non è continua? Beh, ci dovrebbe essere una cosa di questo genere, ok? Una discontinuità di questo genere, ma vuol dire che la funzione non è definita su un intervallo, oppure non è strettamente crescente. Potete pensare che qui sia costante, ma allora non è strettamente crescente, non è neanche invertibile. Quindi se la funzione f è definita su un intervallo, l'immagine è un intervallo, la funzione inversa automaticamente viene continua. Okay, la dimostrazione è un po' delicata, non è così ovvia, ma si capisce, no? Che deve essere così, perché la discontinuità della funzione inversa corrisponderebbe a un buco nel dominio della funzione dritta, diciamo, la funzione di partenza. Ritorna. Vi chiedo di fidarvi su questo, non facciamo la dimostrazione perché vi dico è un po' pesante perché ci sono dei casi, bisogna considerare gli estremi dell'intervallo, se l'intervallo fosse chiuso cioè diventa un po' faticoso fare la dimostrazione precisa, però la trovate sugli appunti. Va bene, quindi abbiamo questo teorema, okay, che vale in generale, in particolare c'è questo risultato che non è del tutto banale, ma intuitivamente dovrebbe essere chiaro. Sicuramente questa intuizione dovrebbe quantomeno esservi utile per ricordare l'enunciato del teorema. Okay? Questo vi dovrebbe, se avete capito questo ragionamento, quantomeno vi ricordate l'enunciato. Poi la dimostrazione uno la fa seguendo l'idea e non c'è niente di nascosto. Sì. L'abbiamo fatto. Cos'è che strettamente crescente l'avevamo già osservato, cioè se io ho questa condizione, se x minore di y implica f di x minore di f di y, questa è la stretta monotonia, quello che ci osserva è che questo in realtà è un se solo se, perché se fosse vero il contrario x non potrebbe essere minore di y,
fate questa è un'osservazione che avevamo fatto, provate a rifarla eventualmente. Cioè una funzione strettamente crescente mantiene tutti i segni, tutte le disuguaglianze, strette o larghe che siano, e questo è un sé solo se, quindi la funzione inversa soddisfa, cioè se io prendo due punti della funzione inversa, in particolare soddisfa la freccia inversa, f alla meno 1 di x è minore di f alla meno 1. Quindi da questo fatto puramente, cioè, non c'è niente, è proprio un'osservazione formale, scoprite che l'inversa di una funzione strettamente crescente è strettamente crescente, l'inversa di una funzione strettamente decrescente è strettamente decrescente. Okay? Va bene, quindi la funzione radicennesima è continua, tutto questo per dire che la funzione radicennesima è definita ed è una funzione continua. Dopodiché, quali sono le proprietà della radice? Tutte le proprietà della radicennesima derivano dal fatto, dalla proprietà algebrica di essere la funzione inversa della potenza, cioè che se y è la radice ennesima di x, questo se è solo se, y alla n è uguale a x. Se siamo nel dominio, no, della funzione, vale questa equivalenza. Cioè questa è proprio la definizione di funzione inversa. È la funzione inversa, vuol dire che inverte questa equazione. E da qui, da questa proprietà, trovate tutte le proprietà delle radici che corrispondono alle proprietà, diciamo, analoghe delle potenze. Quindi, non so se vogliamo fare un elenco. Faccio un elenco, mi dimentico di sicuro qualche cosa. Radice ennesima, quindi possiamo metterle qui. Proprietà della radice, la radice ennesima di x alla n è uguale a x. Questo è vero se siamo, ricordatevi, nel dominio della radice, quindi se n è pari, x deve essere non negativo, altrimenti lo sapete, diciamo, attenzione, la radice quadrata, ovviamente la radice quadrata è la radice, è la solita radice, no? Radice 2 è la radice quadrata. La radice quadrata di x quadro in generale è il modulo di x, non è x, se x è qualunque numero reale, ma se x è positivo, cioè se x sta nel dominio della funzione, diciamo così, mi piace, x maggiore o uguale di 0 se n è pari. Se n è dispari invece le radici con un argomento, diciamo, con, come si chiama? Con esponente, diciamo, dispari, sono invertibili su tutto R, non hanno questa limitazione. Non so, la radice ennesima di x per y è uguale, la radice di un prodotto è il prodotto delle radici. Elevate tutto alla n, trovate un'identità perché a per b alla n è uguale ad a alla n per b alla n, è una proprietà delle potenze. E lo stesso per il rapporto, ovviamente. Prodotto e rapporto si comportano bene, e ovviamente il rapporto non è altro che il prodotto col reciproco, quindi qui ci sta il fatto che la radice del reciproco sostanzialmente è il reciproco della radice, che deriva anche questo dalle proprietà delle potenze. E poi, non so, c'è questa proprietà, radice nm di a, la radice n per mesima è la radice ennesima della radice ennesima di x. Ok? Proprietà delle radici. Insomma, queste sono, semplicemente vanno verificate. Vanno verificate usando il fatto che la radice ennesima è la funzione inversa di stretta. La proprietà più difficile della radice, se volete, è proprio la continuità, quella richiede più lavoro. Nel
bisogna escludere y diverso da 0? Sì, qui ovviamente questo quando ha senso, diciamo, y diverso da 0. E beh, ci vorrà anche che sono positivi, se n pari dovranno essere positivi, insomma ci vogliono, bisogna farci un po' di attenzione, ma ok, diciamo il trabocchetto è che la radice di indice pari non è la funzione inversa della potenza, dell'intera potenza, ma solo della potenza sulla semiretta dei numeri positivi, quindi è vero che è la funzione inversa, ma solo della funzione ristretta. Questo si porta dietro delle piccole difficoltà. Poi abbiamo detto che è strettamente crescente, anche questo è importante, perché quando potete risolvere le disequazioni con le radici ennesime, semplicemente ricordandovi che è strettamente crescente. Quindi se voi fate la radice ennesima di ambo i membri di un'equazione, se siete nella zona dove la potete fare, quindi di nuovo se il numero è negativo non potete fare radici pari, radici di grado pari, però se lo potete fare, la radice ennesima mantiene le disuguaglianze perché è strettamente crescente. Se avete una radice ennesima potete elevare tutto alla n, e se la radice ennesima è positiva, sicuramente l'elevamento alla n è una funzione strettamente crescente e lo potete fare, mantiene la disuguaglianza. Se invece elevato è un numero pari e se la quantità che state elevando è negativa, le disuguaglianze si invertono, ma questo l'avevamo già discusso, no? Quando elevate a una potenza, le potenze di ordine pari sono decrescenti quando x è negativo, crescenti quando x è positivo. Quindi diciamo, io assumo che voi sappiate risolvere le disequazioni con le radici, non c'è da fare un po' di esercizi se servono, ma insomma capiterà di fare gli esercizi, ma non c'è una teoria, no? da dimostrare che ci sta dietro. Va bene, perché adesso vogliamo andare direttamente alla funzione esponenziale, vogliamo definire anche la funzione esponenziale a questo punto. Prima di definire la funzione esponenziale, sì, direi mi serve una disuguaglianza che poi ci tornerà utile in diverse situazioni. Domande sulla radice ennesima? Ora la utilizzeremo per definire la funzione esponenziale. Il teorema di disuguaglianza di Bernoulli. Questa disuguaglianza non è, diciamo, molto, molto famosa, però noi la usiamo diverse volte. Tornerà comoda in diverse situazioni. Dice questo, diciamo, l'osservazione, uno come se la ricorda, l'osservazione che uno fa è questa. Quindi partiamo con un'osservazione. Quando faccio la potenza del binomio, x più x, 1 più x alla n, beh, noi abbiamo detto che per definizione questo è un polinomio i cui coefficienti sono i coefficienti binomiali, n su k, x alla k. Questo è vero perché questo è un polinomio e per definizione n su k, abbiamo detto, sono i coefficienti di questo polinomio. Quindi questo è vero per definizione di coefficiente binomiale, abbiamo discusso come si possono scrivere quei coefficienti. Beh, allora ricordatevi che i primi coefficienti quali sono? Allora, se k uguale a 0, vi viene 1 alla n, no? Qui x alla 0 per... Qui potete pensare che ci sia un 1 alla n meno k, se avete in mente la potenza del binomio a più b alla n, ci sarebbero anche le potenze di 1, che non ho scritto, no? Quindi questo è 1, quando k uguale a 0 vi viene x alla 0, coefficiente binomiale n su 0 fa 1, quindi questo è 1, più la potenza successiva della x, diciamo il coefficiente che c'è davanti a x, qui viene un polinomio, quindi questo è il termine noto, poi c'è il termine di grado 1, coefficiente che c'è davanti al termine di grado 1 è n su 1 che fa sempre n. No? 1, scusate, come qui è, 1 più x alla n, fuori dalla parentesi. 1 più x quadro, c'è il doppio prodotto, no? C'è 1 più 2x più x quadro. E io dico, ci sono altri termini.
Ora, se x è positivo, tutti questi termini sono positivi e quindi potete scrivere che 1 più x alla n è maggiore o uguale di 1 più nx. Questa è la disuguaglianza di Bernoulli. L'unico cavillo è che a noi servirà a dimostrare questa disuguaglianza non solo quando x è positivo, ma questo risulta vero se x è maggiore di meno 1, un po' più in generale. Guardate che se x è uguale a meno 1 questo si annulla, se x è minore di meno 1, se è uguale a meno 1 credo che sia vero comunque, non mi interessa più di tanto, ma credo che anche x uguale a meno 1 sia vero. Fate la verifica, ma certamente se x diventa minore di meno 1, questa quantità comincia ad avere un segno alterno, no? È una quantità negativa elevata alla n cambia segno e va bene, la disuguaglianza poi si perde. Comunque, noi vogliamo dimostrare questa disuguaglianza. N qualunque numero naturale, allora. Vi ho fatto quella osservazione perché è così che uno se la ricorda. Cioè, come faccio a ricordarmi questa disuguaglianza? Penso, 1 più x alla n, com'è lo sviluppo? È 1 alla n, 1, più, termine successivo è n volte x, più altri termini che trascuro. Se li trascuro vuol dire che questo è più grande di quello. Quello che mi devo ricordare è che questo è ovvio se x è maggiore o uguale di 0, ma è vero anche se x è maggiore di meno 1, e lo dimostriamo. E la dimostrazione dovrebbe essere abbastanza semplice, si fa per induzione su n. Ok? È chiaro che quella non è una dimostrazione. Se voi pensate a questo sviluppo, forse riuscite a produrre una dimostrazione. Cioè, quando x è negativo, i termini che trascurate sono a segni alterni, ma in un certo modo forse riuscite a dire, non lo so, credo che sia complicato, forse riuscite a dire che segno hanno. Sì. Perché se x è negativo, qui ci sono delle potenze di x che quando k è dispari sono negative e quindi non le posso trascurare. Cioè, quando io dico che questo è più grande di questo, questo è vero se questi puntini qui, se questa quantità è positiva. Solo se x è positivo, quella è una dimostrazione, però a noi servirà anche quando x è leggermente negativo, okay? In certi casi ci servirà proprio questo fatto. Quindi ora lo dimostriamo, non lo dimostriamo così, non usiamo i coefficienti binomiali, addirittura la dimostrazione, vedrete, è più semplice se volete, non serve ricordarsi i coefficienti binomiali, però sicuramente questa è una formula che voi sapete e quindi vi dà l'idea, cioè come fate a ricordarvi questo 1 più nx? Questo è l'inizio dello sviluppo del binomio, sono i primi termini, quando x è piccolo sono i termini più rilevanti, no, dello sviluppo del binomio. In realtà questo è vero non solo quando x è piccolo, ma quando x è maggiore di meno 1. Allora lo dimostriamo per induzione su n. Quindi per induzione su n, primo caso, se n è uguale a 0, cosa succede? Beh, viene 1 più x alla 0, fa 1, 1 più n x fa 1, e quindi c'è un'uguaglianza, no? Quando n è uguale a 0, quindi c'è la disuguaglianza è larga, però in realtà per n uguale a 0 è verificata perché c'è l'uguaglianza. Quindi supponiamo per induzione di sapere che la disuguaglianza vale per un certo n e vogliamo dimostrare quella disuguaglianza dove al posto di n ci mettiamo n più 1. Quindi qui vogliamo mettere 1 più x alla n più 1 e di qua 1 più n più 1 x. Okay? Vogliamo dire che questo, sapendo che vale questa disuguaglianza, questa è proprio una dimostrazione per induzione, vogliamo dimostrare che vale anche, che anche questo è maggiore o uguale di quello. Ma questo che cos'è? Beh, qui lo sapete come si fa. Per ricondurmi dalla potenza n più 1 alla potenza n uso la definizione ricorsiva di potenza n-esima. Questo per definizione è 1 più x per 1 più x alla n. E allora 1 più x alla n uso questa disuguaglianza, questo è maggiore o uguale di 1 più x
Ah, osservate che qui sto già usando il fatto che 1 più x non è negativo, perché se fosse negativo le disuguaglianze si invertirebbero. Quindi qui sto usando il fatto che sto usando il fatto che 1 più x è maggiore o uguale di 0. Al posto di 1 più x alla n posso mettere 1 più nx. E questo sarà uguale a questa, 1 più, questo è lo sviluppo, questo è 1 più nx più x. E questo che cos'è? Sviluppo anche questo, questo è 1 più x più nx più nx quadro. Non sono uguali, ma qui c'è 1 più x più nx, 1 più x più nx, qui c'è questo nx quadro in più, che però è positivo perché c'è un x al quadrato, vedete, anche se x è negativo, questo è positivo, e quindi questo nx quadro è maggiore o uguale di 0, e quindi vale questa disuguaglianza. Va bene? Ritorna. Cioè, sostanzialmente, qui sembrerebbe che valga qualunque sia x, ma il problema, diciamo che x maggiore di meno 1 serve qui. Cioè, se x fosse minore di meno 1, come vi dicevo, non funziona perché c'è il lato sinistro oscilla, diciamo, c'è un cambio di segno, e le disuguaglianze forse uno potrebbe in certi casi si invertono, non lo so. Comunque non ci interessa, ci interessa per x maggiore o uguale di meno 1. Va bene? Un'applicazione? Un'applicazione di questa disuguaglianza, come vi dico, ci capiterà di usarla diverse volte poi più avanti. Applicazione, quindi esercizio. Direi che a questo punto possiamo dimostrare che cosa? Che il limite per n che tende all'infinito della radice ennesima di A è uguale a 1. Direi che possiamo dimostrare questa cosa qui. Come me lo ricordo questo limite? Diciamo a posteriori, io mi ricordo che A, la radice ennesima di A, quando faremo gli esponenziali vedrete, definiremo gli esponenziali usando le radici, quindi questo sarà un A elevato alla 1 su n, quando n tende all'infinito 1 su n tende a 0, A alla 0 tende a 1. Quindi questo, io me lo ricordo a posteriori in questo modo qui, se no, però in realtà le cose vanno diversamente, cioè noi dimostriamo questo per dimostrare poi che in effetti che la funzione esponenziale ha quella proprietà, cioè bisogna dimostrare prima questo e poi di conseguenza c'è quella proprietà che vi ho detto, che la funzione esponenziale è continua. Quindi diciamo è giusto andare, penso, in quest'ordine. Va bene? Come si dimostra questo? Questo, diciamo, supponiamo che A sia maggiore di 1. Se A è minore di 1, la radice ennesima di A è la radice ennesima di è 1 su la radice ennesima di 1 su A. La radice ennesima di 1 su A è uguale a 1 su radice ennesima di A. Questa è una delle proprietà, deriva dalle proprietà, insomma, della radice del prodotto. Quindi supporre che A sia maggiore di 1 non è riduttivo, perché se questo tende a 1, anche questo tende, che il reciproco tende a 1. Okay? Quindi possiamo supporre che A sia maggiore o uguale di 1. Se A è uguale a 1, beh, questo fa sempre 1, quindi è ancora più banale. Allora, se A è maggiore di 1, quindi questo, se volete, è un teorema, in realtà noi questo lo utilizzeremo, diciamo, è un esercizio rispetto a quella disuguaglianza, ma poi ci serve questa proprietà. Se A è maggiore di 1, la radice ennesima di A è maggiore di 1, perché la radice ennesima è una funzione crescente, in 1 vale 1, e quindi la radice ennesima di A, questa quantità è sempre maggiore di 1, e allora io voglio dimostrare che 1, come faccio? Considero la radice ennesima di A meno 1, devo dire che questa quantità, che è positiva, voglio dimostrare che tende a 0. Ok? Beh, questa la chiamo x. E allora chi è? Uso la disuguaglianza di Bernoulli. Chi è 1 più x alla n? Se questo è x, questa differenza, 1 più x è proprio la radice ennesima di A, e 1 più x alla n è proprio A.
questo, ma questo è maggiore o uguale, applico la disuguaglianza di 1 più nx. E chi è 1 più nx? Questo è 1 più n, e x è la radice ennesima di a meno 1. Allora cerco di risolvere questa disequazione rispetto a radice ennesima di a meno 1, vediamo cosa viene. Radice ennesima di a meno 1 è minore o uguale di che cosa? Di a, questo 1 lo porto di là, meno 1, divido per n, divido n. Giusto? Mi pare di sì. Questo abbiamo detto che è maggiore o uguale di 1, e a meno 1 è positivo, quindi questo tende a 0. Non è possibile questa cosa? Maggiore o uguale, sì, scusate, la diciannesima di a è maggiore di 1, quindi questo è maggiore o uguale di 0, giustamente. Questo tende a 0, quindi anche questa quantità tende a 0, che in effetti è quello che volevamo dimostrare, vuol dire che la diciannesima di a tende a 1. Ok? Va bene. Se questo lo riguardate poi a posteriori, quando avremo fatto le derivate, noi stiamo semplicemente dicendo qui, diciamo, per chi sa già cosa sono le derivate, la disuguaglianza di Bernoulli mi sta dicendo che sostanzialmente questa funzione sta sopra una retta dipendenza n, cioè la derivata di x alla n è n x alla n meno 1, se la valutate in 1, cioè se questo è il punto 1, questa retta è y uguale a n x più qualche cosa a pendenza n, quindi la radice a pendenza 1 su n, e quindi diciamo riuscite a fare, sostanzialmente questo poi servirà per calcolare in effetti le derivate delle funzioni. Va bene? La radice ennesima di a tende a 1, qualunque sia a positivo. E la dimostrazione l'abbiamo fatto per a maggiore di 1, ma non è, nello stesso modo si fa quando a è minore di 1. Ok? Diciamo, questo è un, se volete, un limite notevole, che ora credo ci servirà per definire la funzione esponenziale. Quindi ora possiamo andare direttamente a definire. Posso cancellare anche questa era la dimostrazione. Questo c'è sui vostri appunti. Giusto per prendere un attimo fiato, vi dico una cosa sugli appunti, ripreparando questi appunti adesso ho fatto delle modifiche abbastanza importanti a questa parte, quindi se voi vi siete salvati gli appunti come ci sono oggi, poi domani cambieranno, non so. Saranno un po' diverse. Non so se questo vi crea dei problemi, cioè gli appunti non sono un libro, non sono una cosa statica che rimane sempre uguale, e ogni anno, ogni volta che io li riguardo, faccio delle modifiche, quindi se nei prossimi giorni li tornate a scaricare vedete che questa parte qui è stata anticipata, si fa senza le funzioni continue, però voi fate come preferite, insomma, potete sempre tra l'altro scaricare gli appunti, le versioni vecchie degli appunti, quindi se vi siete, diciamo, se avete una versione preferita potete tenervi quella, non va persa. Dovrebbero essere tutti coerenti comunque. Va bene, allora adesso andiamo. Andiamo a definire la funzione esponenziale. Cosa intendo con funzione esponenziale? L'idea è di, cioè sarebbe la potenza con esponente reale, cioè l'idea è definire a alla x con a maggiore di 0 e x
x un numero reale qualunque. Va bene, noi abbiamo definito le potenze con esponente numero intero, diciamo abbiamo definito le potenze con numero con esponente naturale, a alla n è a per a n volte, e a alla meno n, non so se l'abbiamo detto, ma insomma se non l'abbiamo detto lo sapete, comunque ve lo dico adesso, se n è in negativo, intero negativo, questo per definizione è 1 su a alla n. In questo modo a alla meno 1 è esattamente quello che volevamo, cioè il reciproco di a. Avevamo già usato la notazione a alla meno 1 per indicare il reciproco di a, è coerente con questa definizione. Questo è vero, quindi se n è naturale, ma anche se n è intero, abbiamo definito le potenze con esponente n, vogliamo ora estendere la potenza a tutti i numeri reali, e ci sarà una differenza, perché qui a è un numero reale qualunque, ha senso moltiplicare numeri negativi, no? Per se stessi, anzi meno 1 alla n è un esempio tipico di successione, ci serve per fare moltissimi esempi, ha senso quando a è negativo, ha senso, invece la potenza a alla x vedremo, noi la definiamo solo con a positivo, e io vi dico che tutto sommato non ha molto senso fare definire a alla x quando a non è positivo. Ci concentriamo anzi col caso a maggiore di 1, anche qui questa funzione avrà un comportamento diverso se a è maggiore di 1 o a minore di 1, quasi sempre le basi che uno sceglie sono maggiori di 1, le basi che noi useremo saranno, non so, potrebbe esserci 2, potrebbe esserci e, il numero che andremo a introdurre, di solito sono tutte maggiori di 1 le basi che si utilizzano, ma va bene, si può definire la potenza con qualunque base, concentriamoci su a maggiore di 1, perché poi a minore di 1 si fa volendo di conseguenza, non sarà un problema. Allora, se a è maggiore di 1, l'idea è di voler costruire una funzione che ha le stesse proprietà formali di questa. Qui, qual è la proprietà caratterizzante, se volete, di questa? Quali sono le proprietà caratterizzanti? Che a alla 1 è uguale ad a, questo vi dice chi è la base. Se io ho questa funzione al variare di n, come faccio a sapere chi è a? La valuto per n uguale a 1, e poi so che a alla n più m è uguale a a alla n che a alla m. Questo si dimostra per induzione, in quel caso in cui gli esponenti sono numeri naturali. Se io voglio definire una funzione a alla x che abbia queste stesse proprietà, allora c'è questo teorema, dato a maggiore di 1 esiste una unica funzione f da r in r crescente, e tale che soddisfa quelle proprietà, cioè f, pensate che f di x sia a alla x, sto definendo la funzione a alla x, quindi questa funzione di cui parlo voi pensate sia a alla x, quindi f di 1 è uguale ad a, f di x più y è uguale a f di x per f di y. Allora, questo teorema così in astratto ha una certa rilevanza, perché sto dicendo, ora poi scopriremo che qui, no, ora ve lo dico, anzi, completiamo l'enunciato. Allora, questa unica è importante per noi, c'è un'unica funzione con queste proprietà, unica se voi la richiedete crescente, c'è un'unica funzione crescente che ha queste proprietà. Poi se volete discutiamo, cioè ve lo dico, poi se volete lo discutiamo, se non ci mettete crescente ci sono altre funzioni che hanno questa proprietà che non sono l'esponenziale, poi se volete ci possiamo ragionare su quello, ma si capirà meglio dalla dimostrazione. Se imponete che valgano questa proprietà e questa, allora la funzione esiste ed è unica. Dopodiché, una volta che avete scoperto che esiste, quali sono le proprietà di questa funzione? Quindi, inoltre, f, questa funzione che è unica, che proprietà è strettamente crescente, ok? A maggiore di 1 serve per, solo in quel caso la funzione è strettamente
crescente, strettamente crescente, è positiva, quindi i valori raggiunti non sono tutto R, sono solo i numeri positivi, strettamente maggiori di 0, è continua e c'è un legame con la, che si scopre immediatamente con la funzione radice n-esima. E se P su Q è una frazione, cioè quanto fa questa funzione sulle frazioni, allora scoprite che F di P su Q è la radice Q-esima di A alla P. E qui, diciamo, vi ricollegate a quello che voi, cioè il modo con cui probabilmente voi avete, vi è stata definita la funzione esponenziale, no? Cioè uno dice, definisco A alla P su Q in questo modo e poi dico, vabbè, questo è definito sui numeri razionali, lo estendo su tutti i numeri reali. È esattamente quello che si fa in questo teorema, esattamente quello che si fa scritto in una maniera forse un po' più astratta. Cioè, vorrei dirvi che questa proprietà è conseguenza di questa, ok? Quello che il messaggio che vi voglio far passare è che queste sono le proprietà che bastano a definire la funzione insieme alla monotonia. Di questa è una conseguenza poi, ok? Ecco, allora l'altra osservazione, quindi f è una funzione che manda tutti i numeri reali nei numeri reali positivi e osservate cosa fa questa funzione, manda la somma nel prodotto sostanzialmente. Allora questo è in realtà un'istanza di un teorema più generale, più astratto, che forse, non so, uno potrebbe pensare di fare, però che si capisce meno. Cioè questo voi lo capite perché sapete di cosa stiamo parlando, della funzione esponenziale. Però più in generale, quello che succede è che se voi avete un gruppo ordinato, un gruppo additivo ordinato continuo, R, cioè pensate a R con la somma, dimenticatevi del prodotto, pensate a R con la somma, è un gruppo ordinato continuo, c'è un'operazione che ha certe proprietà, c'è un ordinamento. I numeri positivi anche loro sono un gruppo ordinato continuo dove l'operazione però è il prodotto, ok? E allora questo è quello che si chiama un omeomorfismo, un omomorfismo, diciamo un isomorfismo di queste strutture. Cioè la funzione esponenziale costruisce proprio un isomorfismo, cioè una traduzione di un gruppo, di un certo gruppo con un altro gruppo. Quindi diciamo in un certo senso lo stesso teorema si potrebbe usare insomma non è proprio esattamente così, è un po' più complicato, ma diciamo sì, con i dovuti diciamo accorgimenti uno potrebbe usare un teorema, fare la stessa costruzione dove per costruire la moltiplicazione a partire dalla somma. Cioè, in un certo senso, la funzione esponenziale sta al prodotto come la moltiplicazione sta alla somma. Quindi, se voi avete i numeri reali, gli assiomi dei numeri reali, togliete il prodotto, dovete in realtà aggiungere qualche piccolo accorgimento, perché non avete più l'elemento neutro del prodotto, ma insomma, con qualche piccolissimo accorgimento, voi prendete gli assiomi dei numeri reali, togliete il prodotto, e il prodotto lo potete ricostruire con un teorema di questo tipo. Cioè sì, viene di conseguenza, non è, negli assiomi non è veramente necessario. Va bene. Allora, però, insomma, vediamo, torniamo a noi. Noi vogliamo costruire la funzione esponenziale. Anche qui, non... i dettagli, se volete li guardate sugli appunti, a un certo punto quando la situazione si complicherà vi dirò fidatevi, perché non è facilissimo questo risultato, però penso che l'idea si possa dare, dimostrazione. Innanzitutto devo dimostrare che questa funzione esiste ed è unica con quelle proprietà. Allora vediamo se supponendo che esista, quindi cominciamo col dire supponiamo esista. Supponiamo F esista, quali proprietà deve avere? Se F esiste, quali proprietà deve avere? Allora,
Dunque, la prima cosa che devo vedere è che F non si può annullare mai. Perché non si annulla mai? Perché se si annullasse un certo x, questo lato destro sarebbe nullo, qualunque sia y, e quindi verrebbe che anche f di y è sempre nullo. Giusto? Se f di x uguale a 0 implica f di x di y più x è uguale a f di x, questo è 0, e quindi diciamo a forza di sommare y a tutti gli x ottengo che tutto che la f si annulla in tutti i punti. Ogni punto si può scrivere nella forma y più x, no? Quindi f identicamente nulla, che non va bene perché almeno f di 1 deve essere a e a non è 0, quindi f di x è diverso da 0, ma è anche positivo per ogni x, perché vediamo come si fa a dire che è positivo, perché f di x più x, questo è f di 2x è uguale a f di x per f di x, e questo è sicuramente positivo, questo è il quadrato di un numero, ma di nuovo 2x è un numero qualunque, quindi qualunque f di qualunque numero è la somma di quel numero, della metà del numero con se stesso, e quindi è maggiore o uguale di 0. Quindi è maggiore o uguale di 0, ma è diverso da 0, per cui è maggiore stretto di 0 per ogni x. Ok, quindi abbiamo che f in effetti manda r in 0 più infinito, se esiste. Dopodiché cosa sappiamo? Beh, sappiamo quanto fa f di 1, ma se sappiamo quanto fa f di 1, sappiamo quanto fa f sui numeri naturali, perché quanto farà f di 2? Questo è f di 1 più 1. Per quella proprietà, questo è f di 1 per f di 1, questo è a al quadrato. E per induzione dimostrate che f di n è uguale ad a alla n. Okay? Quindi torniamo, cioè ci stiamo ricollegando a quella definizione. Se a è positivo, quindi qui non ci sono problemi. Se f esiste, deve coincidere con la potenza sui numeri naturali, con l'usuale potenza che abbiamo già definito. E lo si dimostra per induzione. Anche se n è negativo vale lo stesso, perché f di 1 su x, dunque come si fa? F di 1 su x per f di x, no scusate, f di, cioè, quanto fa f di x meno x? Questo da un lato è f di 0. Ah, che ancora non so che fa 1, dunque, devo dimostrare, dunque, come si fa? F di 0 fa 1, beh, F di 0 è F di 1 meno 1, dunque, aiutatemi, come faccio a dimostrare che F di 0 fa 1? Ah beh sì, scusate, f di 0 è f di 0 più 0, questo è il trucco, scusate, e questo è f di 0 al quadrato, quindi è un numero che al quadrato fa lui stesso, però è un numero positivo, perché abbiamo detto che sono numeri positivi, quindi l'unico numero positivo che al quadrato è lui stesso è 1. E allora f di meno x, cioè diciamo così, f di 0 è uguale a f di x meno x, che è uguale a f di x per f di meno x, questo è x più meno x, se al posto di y ci metto meno x, e quindi questo fa, abbiamo detto che fa 1, e scoprite che f di meno x è reciproco di f di x, perché il prodotto fa 1, 1 su f di x. Insomma, tutte cose banali se uno trova la strada giusta.
f di, f di meno x è 1 su f di x, e quindi se sui numeri naturali fa questo, sui numeri interi fa esattamente quello, quindi coincide con la potenza anche sui numeri interi negativi. Ok? Beh, devo cancellare qualche cosa. Beh, ma più in generale, quanto fa f di nx? Cioè, quanto fa f più f di x? F di x più x è f di x al quadrato, f di, quindi di 3x uguale f di x al cubo. Per induzione dimostrate che f di mx è uguale a f di x alla n. Questo è sempre vero. Cioè, come abbiamo fatto ripetendo 1, in realtà potevamo metterci una x qualunque qui. Se f di x ha un certo valore, f di n volte x ha quel valore elevato alla n. Okay? Per induzione dimostro anche questo. E quindi quanto fa f di x su n? Ora l'idea è di dire che io posso non solo posso sommare, no, queste quantità, ma posso anche dividere, perché f di x su n per n, questo è uguale a f di x, ma dall'altro lato n per qualche cosa è uguale a f di x su n alla n. Al posto di x ci metto x su n, quindi f di n per x su n, da un lato è f di x, dall'altro è f di x su n elevato alla n. Quindi scopro che f di x su n è la radice ennesima di f di x. In particolare, se x è un numero naturale, f di t su q è uguale alla radice qesima di x alla t. Ok? E qui è, diciamo, il punto di partenza, se volete. Cioè, ho dimostrato che se f esiste, purtroppo ho cancellato, no, il teorema, se f esiste necessariamente deve avere questa proprietà sui numeri razionali. Va bene? Ok? Il problema è che non tutti i numeri sono razionali, ma quello che si scopre è che questa funzione definita sui numeri razionali, cioè, quindi ora uno comincia a pensare, io f la posso definire sui numeri razionali, la posso effettivamente definire in questa maniera qui. Scusate, cosa c'è qui? Un A. Perché c'è una A qui? F di P. Scusate, questo è giusto. Ah sì sì, perché f di p, quindi certo, allora, facciamo i passaggi. F di p su q, cosa mi dice questa formula? Se al posto di x ci metto p, e questa è la radice ennesima di f di p, ma f di p avevamo detto che f di p è uguale a alla p, quindi questa è la radice qesima, l'ho chiamato q, di f di p, quindi questo è la radice quesima di a alla p, cioè c'è un a qui che è fissato dall'inizio, no? Ok? Cioè, sto dicendo che a alla p su q, a elevato alla p su q, perché questa è la funzione che stiamo cercando di definire, è la radice quesima di a alla p. È una cosa che, okay, non vi suona nuova. Va bene, allora uno quindi ha definito f può essere definita sui numeri razionali. Qui ci sarebbero delle osservazioni da fare, perché un numero razionale non ha un'unica rappresentazione, cioè la stessa frazione, numeri razionali e frazioni non sono la stessa cosa, ci sono delle classi di equivalenza di mezzo, cioè due frazioni possono corrispondere allo stesso numero razionale, quindi devo dire che frazioni equivalenti corrispondono allo stesso numero razionale, cioè che la radice, se ci metto k volte q, cioè se moltiplico una frazione, numeratore e denominatore, per un certo k,
non voglio che cambi, la funzione deve avere un unico valore, deve essere ben definita, e quindi uso il fatto che la radice kquesima di a alla kp è uguale alla radice quesima di a alla p. Questa è una proprietà vera che dipende dalle proprietà delle potenze. E vi avevo enunciato qualche cosa del genere, ma insomma, verificatelo. Discende direttamente dalla proprietà algebrica che discende dalle proprietà delle potenze. Elevate ambimente a kq, semplicemente. Se elevate a kq, qui ottenete a alla kp, qui ottenete a alla p alla k, ma a alla p alla k è proprio uguale a a alla kp, quindi è una banalità. Quindi è ben definita, può essere definita univocamente sui numeri razionali in modo che valga questa proprietà, e risulta una funzione strettamente crescente. F è strettamente crescente. Cioè se prendete due numeri razionali ordinati, fate la radice, diciamo, se P1 su Q1 è minore di P2 su Q2, allora la radice Q1esima di A alla P1 è minore della radice Q2esima di A alla P2. Questa è la stretta monotonia di questa funzione. E di nuovo, perché questo è vero? Elevate ambi i membri a Q1 per Q2. Qui sono tutte quantità in cui sono tutte quantità positive queste, non ci sono problemi di che le disuguaglianze si invertano. Se elevate tutto a Q1 per Q2, qui vi viene A alla P1 per Q2. Diciamo per Q2. E qui vi viene, cioè questo è equivalente a dire che A alla P1 per Q2 è minore di A alla, qui elevate alla P1 alla P2 Q1. Ma cosa significa che P1 diviso Q1 è minore di P2 diviso Q2? Questo è equivalente in effetti a dire che P1 Q2 è minore di P2 Q1. Supponete che i denominatori siano sempre positivi, ok? Potete sempre supporre che i denominatori sono positivi, così non abbiamo problemi con le disuguaglianze. Si può moltiplicare per Q1 e Q2. E quindi avete dimostrato che questa funzione è strettamente crescente. Quindi siamo arrivati diciamo, la parte algebrica ora ha fatto il suo dovere e ora manca la parte, diciamo, analitica, perché adesso abbiamo detto che se esiste una funzione con quelle proprietà, allora sicuramente questa funzione sui numeri razionali può essere definita in un unico modo. Allora, proviamo a disegnarla. A alla 0 fa 1, A alla 1 fa A, e qui ci saranno, diciamo, voi sapete come è fatta la funzione esponenziale, alla fine troveremo una funzione di questo tipo. Questo sarebbe su su q, y è la radice quesima di a. Allora, ok? E viene definita univocamente su tutti i numeri razionali e ottenete una funzione definita sui numeri razionali che può essere definita con quelle proprietà. Allora la domanda diventa, ed è quindi una funzione strettamente crescente definita sui numeri razionali. Allora la domanda è, si può estendere questa funzione a tutti i numeri reali, e l'estensione crescente è unica? La risposta è sì. Osservate, da qui si capisce che se voi adesso non richiedete che la funzione sia monotona, crescente, ci possono essere infinite estensioni che non sono quello che noi vogliamo. Cioè sui numeri irrazionali, io qui adesso potrei scegliere un numero irrazionale, radice di 2, e decidere che questa funzione, per esempio, vale, che ne so, vale 1 su radice di 2. Lo potrei fare. E cosa mi dice quella proprietà? Ora, se io so quanto vale la funzione, questa funzione su radice di 2, scoprirò che vale su tutti i multipli, diciamo, razionali di radice di 2, deve essere univocamente definita con un'altra forma di questo tipo. E poi, però, un po' di più, perché quando faccio la somma di un numero razionale con un numero che è
un prodotto di radici di 2 per un numero razionale, ottengo degli altri valori, diciamo ci saranno degli altri valori qui intermedi. Insomma, diventa complicata la cosa, però semplicemente per dirvi che a questo punto serve una proprietà in più, okay? Le proprietà algebriche non bastano per estendere la funzione, la proprietà in più è la più semplice che uno può richiedere, cioè quello che uno può richiedere è che in radice di 2, cioè a elevato alla radice di 2, non è un numero qualunque, deve essere quel numero che si trova qui, lungo quella curva, cioè che mantiene la monotonia e anzi la stretta monotonia di questa funzione, ok? È naturale? E quindi uno può definire, cioè quello che sappiamo è che f di x, se ora imponiamo se f deve essere monotona, crescente, allora io so che f di x è minore o uguale ed è maggiore o uguale di che cosa? F di x in qualunque punto x, anche se non è razionale, anzi soprattutto se non è razionale, è più grande di tutti i valori che ottengo sui razionali più piccoli ed è più piccolo di tutti i valori che ottengo sui razionali più grandi. Quindi è minore o uguale dell'int degli f di q con q maggiore, se vogliamo anche uguale a x razionale, ed è maggiore o uguale del sup degli f di q con q minore o uguale di x è razionale. Okay? Il valore della funzione in radice di 2, se ora imponiamo che la funzione sia strettamente crescente, non può essere scelto in maniera arbitraria, ma deve essere più grande di tutti i valori più piccoli, questo è l'inf dei valori più piccoli, e più piccolo di tutti i valori più grandi. Allora vorremmo dire, se è vero che l'estensione è unica, che questo è uguale a questo in realtà. Vi torna? Cioè, cos'è che dobbiamo escludere a questo punto? Dobbiamo escludere che possa succedere una cosa di questo tipo. Che ci sia qui un salto. Quando è che questo estremo superiore è strettamente più piccolo di quell'estremo inferiore? Quando io faccio l'estremo superiore di tutti i valori più piccoli, ottengo un certo insieme, e quando faccio l'estremo inferiore di tutti i valori più grandi ottengo un altro insieme, e questi due insiemi hanno un salto, cioè, non sono contigui, no? Si direbbe. Vi torna questo? Cioè bisogna escludere che succeda questa cosa qui. E cioè sostanzialmente questo equivale a dire che la funzione, e qui cerco cioè vi chiedo un po' di fiducia, questo equivale a dire che la funzione sui numeri razionali è continua. Okay? Vale quell'idea di prima, che la funzione è strettamente crescente, quello che mi basta dimostrare è che è anche continua. Cioè questa proprietà, sono uguali questi, è equivalente alla continuità della funzione f, cioè questa funzione definita in questo modo sui numeri razionali. Vi torna questo? Cioè dimostriamo quella proprietà di continuità. Sugli appunti come sono ora ci sono tutti i dettagli, sono abbastanza noiosi, però preferirei non perdermi su questo. Vediamo come si dimostra la continuità della funzione. Bene, possiamo fare in realtà la dimostrazione completa, cioè intuitivamente pensiamo alla continuità. In pratica, come facciamo a dimostrare? Allora, è chiaro che vogliamo dimostrare che vale questa uguaglianza e che questo sostanzialmente conclude un po' la storia, perché questo deve essere vero, no? Perché vogliamo che f sia monotona. Il sup dei valori più piccoli è sicuramente più piccolo, minore o uguale dell'inf dei valori più grossi, perché la funzione è strettamente crescente sui numeri razionali. Quindi sui numeri più piccoli, tutti questi numeri di cui io calcolo f, sono più piccoli di questi. Quindi tutti questi valori sono più piccoli di questi. Quindi il sup di tutti questi valori è minore o uguale dell'inf di tutti questi. Quindi l'unica cosa che dobbiamo escludere è che ci sia una disuguaglianza stretta.
Se dimostriamo che sono uguali, c'è un unico modo in cui posso definire la funzione sui numeri irrazionali, e quindi poi tutto procede, a quel punto la definisco in quell'unico modo e ho trovato una funzione che soddisfa tutte le proprietà, no? Unica, che soddisfa tutte le proprietà richieste. Ok? Vi torna che dobbiamo solo dimostrare che vale questa uguaglianza, cioè che non vale il minore stretto, perché certamente il maggiore non può valere, ma non vale il minore stretto. E allora come faccio a dire che non vale il minore stretto? Scusate, questo lo chiamiamo un attimo x con 0, perché in certo modo adesso lo fissiamo. Abbiamo un punto x con 0, pensate a radice di 2, ma questo è un punto x con 0. E vogliamo dimostrare che non succede, quindi mettiamoci nella una dimostrazione per assurdo. Supponiamo per assurdo che ci sia il minore stretto, cioè siamo in una situazione di questo genere, c'è un salto tra i valori più piccoli e i valori più grandi. Allora come faccio a dimostrare che questo è assurdo? Prendo x con 0 e l'idea è che io dico che questo salto è minore di qualunque epsilon positivo, perché l'idea è che questo x con 0 lo posso sempre mettere tra due razionali. Questo lo posso mettere tra un q, prendo due razionali che ci stanno a destra e a sinistra, e posso fare in modo che questi due razionali siano molto piccoli, cioè siano molto vicini, scusate, tra di loro. Cioè prendiamo uno su n, qualunque un numero, ora n può essere preso grande, quindi un numero molto piccolo, razionale, va bene. Prendiamo x con 0, x con 0 meno 1 su n è un po' più piccolo di x con 0, x con 0 più 1 su n è un po' più grande, ma per la densità dei numeri razionali sappiamo che qui in mezzo c'è un numero razionale, e anche qui in mezzo ce ne sono infiniti, c'è un numero razionale. Allora io devo dimostrare sostanzialmente che la funzione, il sup dei valori sui razionali più piccoli, è più grande di f di q, è l'inf, cioè q è uno dei numeri che sta qui dentro e s è uno dei numeri che sta qui dentro. Quindi se io dimostro che f di s, certamente f di s è più grande di f di q, se io dimostro che la differenza è molto piccola, tende a zero quando n tende a 0, ho finito, perché sto dicendo che questo salto è più piccolo di questa differenza, perché questo f di s sta qui dentro, è uno dei valori, f di q è uno di questi valori, quindi l'estremo superiore è più grande sicuramente di quello, l'estremo inferiore è più piccolo di quello, e quindi il salto tra i due estremi, inferiore e superiore, è più piccolo del salto che c'è tra questi due numeri, ok? Ora, questo salto non sarà nullo, ma può essere reso piccolo a piacere. Quindi potrò dimostrare che questo salto qui è piccolo a piacere, quindi è nullo. Ok? Ritorna come strategia. Allora, devo dimostrare che questo è uguale a questo. Ok? Allora, cosa dimostro? Quello che voglio dimostrare è che la differenza tra questi due è più piccola di qualunque epsilon positivo. Questo è sufficiente, perché qual è il numero, questa differenza abbiamo già detto che questo sicuramente è minore o uguale, okay? Perché tutti questi numeri sono più piccoli di questi, ognuno di questi numeri è più piccolo di ognuno di questi, quindi vale il minore o uguale. Quindi queste differenze sono sempre, se faccio uno dei valori di questo insieme meno uno dei valori di questo insieme, ottengo sempre una quantità maggiore o uguale di zero. Se io dimostro che è più piccolo di qualunque epsilon positivo è 0, un numero non negativo che è più piccolo di qualunque numero positivo è 0. Quindi mi basta dimostrare che esistono per ogni epsilon positivo esistono q, chiamiamolo questo a x con 0, questo insieme, l'insieme di cui faccio il sup, questo è il sup di un certo insieme, questo è l'inf di un certo insieme che chiamo b x con 0, che sono, ok, lo ripeto, sono questi insiemi qui, a x con 0 e b x con 0, sono insiemi di valori della funzione. Allora, se per ogni epsilon esiste un q in a
x con 0 ed esiste un s in, in b x con 0 tale che q scusate che non sono queste state f di q è f di s. Esistono q e s, chi sono i valori di questo insieme, gli elementi di questo insieme? Sono i valori della funzione, quindi sono f di punti q e f di punti s. Quindi se esistono, allora scusate, non esistono q minore di x con 0 razionale, esiste s minore di x con 0 razionale, allora f di q, siccome q è minore di x con 0, appartiene ad a. F di S appartiene a B. Se questa differenza è minore di epsilon, F di S meno F di Q, questa lavagna non mi dà soddisfazione. Se la differenza è minore di epsilon, non so come scriverlo, asterisco. F di S meno F di Q, questo certamente è positivo, è non negativo, se è minore di epsilon. Come? Sì, maggiore, allora, tanto, minore uguale, maggiore uguale, sì, maggiore uguale, quindi siamo in questa situazione, prendo un Q più piccolo, un S più grande, se riesco a fare in modo che le differenze siano minore di epsilon, qualunque sia epsilon positivo, ho finito. Allora sup è uguale a inf, perché la differenza tra sup e inf, cioè inf meno sup, è sempre più piccola di questa differenza, che quindi risulta più piccola di epsilon, per ogni epsilon positivo, quindi è nulla. Va bene? Siamo d'accordo su questo? Quindi basta trovare q e s che dovranno essere molto vicine a x con 0, perché questo succeda, in modo che f di s meno f di q è piccolo. Va bene? Allora, li prendo molto, se io li prendo più vicini sulla loro distanza minore di 1 su n, questo lo posso sempre fare perché i numeri razionali ce n'è quanti ne voglio, in qualunque intervallo ci sono infiniti numeri razionali, quindi riesco, per ogni n, riesco a trovare q e s con questa proprietà. Allora, quanto sarà f di s meno f di q? Quanto sarà questo? Vediamo se raccolgo f di q, che è il più piccolo dei due, f di s è sicuramente più grande di f di q, perché f è crescente e s è più grande di q. Quindi raccolgo il più piccolo e quindi rimane f di s diviso f di q meno 1. Ma chi è f di s diviso f di q? Ricordatevi che f soddisfa le proprietà delle potenze e quindi è f della differenza, cioè no? Se f della somma, quello è il prodotto col reciproco, quindi questo è f di q, sui numeri razionali la funzione f soddisfa già tutte le proprietà delle potenze, cioè se volete pensate che quella è la radice n-esima di a alla m, però dovreste scrivere il numeratore e denominatore di s di q, è faticoso, no? In astratto noi sappiamo già che valgono le proprietà delle potenze, quindi questo è f di s meno q. F è una funzione che ha le proprietà dell'esponenziale sui numeri razionali. Ok, ritorna. F di s più q è f di s per f di q. Ma f di meno, quindi f di s meno q è f di s per f di meno q. Ma f di meno q è 1 su f di q e quindi che sono le usuali proprietà, no, delle potenze. Ritorna. Va bene, allora, d'altra parte, S-Q è piccolo, perché S e Q sono tutti e due vicini a x con 0. Anzi, se me lo permettete, qui mettiamoci un 2 su m, tutto vale lo stesso, mettiamoci 1 su 2 su m, così S-Q è minore di quanto? Di 1 su m. Giusto? Ok? Mi dà fastidio avere 2 su n, preferisco avere 1 su n.
e quindi questo, la funzione f è strettamente crescente, quindi questo è minore di f di q per f di 1 su n meno 1. Ma f di 1 su n sappiamo quanto vale, perché è un numero razionale, vabbè, come s e q in realtà, ma è la radice ennesima di a, quindi questo è f di q per la radice ennesima di a meno 1, no? Vi ricordate che f di 1 su n è la radice ennesima di a. Ma allora questo tende, abbiamo appena dimostrato che questo tende a 0. Questo tende a 0. Qui c'è un piccolo dettaglio, non so se qualcuno di voi se ne accorge o sto barando un pochino. Quella quantità tende a 0 e quindi è più piccolo di qualunque epsilon, che è quello che volevamo dimostrare. Ritorna. C'è un dettaglio qui un po' noioso. Come faccio? Questa quantità tende a 0, però questo f di q, anche lui dipende, q si sta muovendo anche lui, q dipende da n, quindi è quell'f di q, non ci dà problemi? Q non è fissato. Allora qui bisogna, per capire anche come si genera una dimostrazione, se voi la guardate già scritta non capite come mai uno fa certe cose. Quell'f di q ci dà fastidio, no? Perché q dipende da n, io prima scelgo n, poi trovo q. Quindi quello è un q che dipende da n, non è costante. Beh, però io cosa faccio? Prendo qui un numero naturale qualunque più grande di x con 0, fissato a priori. Se c'è un x con 0, la proprietà Archimedea mi dice che c'è un numero naturale più grande di x con 0. Per esempio la parte intera per eccesso, però mi serve strettamente più grande, diciamo, parte intera più 1, ok? C'è un numero intero più grande di x con 0. E allora quello lo prendo a priori e a questo punto f di q è minore di f di n, perché semplicemente f è crescente e quindi q è più piccolo di questo n, chiunque sia è più piccolo e quindi f di q è minore di f di n, ma f di n lo so quanto vale, è a elevato alla n, sui numeri naturali questa è l'usuale potenza. E quell'n grande l'ho fissato a priori, quindi adesso non dipende più da n piccolo e questo allora posso dire effettivamente che tende a 0. Questo può essere un numero molto grande, non importa, quella quantità tende a 0. Va bene? Va bene, insomma, cioè, l'abbiamo dimostrato, qual è l'unica cosa che ci manca? Ritorna, questo chiude un po' tutto perché adesso... Significa che queste due quantità sono uguali, c'è un unico modo per definire la funzione, ma si può definire la funzione. Se la definisco in questo modo la funzione viene crescente, ma è facile dimostrare che in realtà è strettamente crescente. È strettamente crescente perché se prendete due valori diversi ci sono anche due razionali in mezzo e sui razionali è strettamente crescente, quindi a maggior ragione lo è sui numeri reali. Okay, quindi ho dimostrato che la funzione esiste unica con quelle proprietà. Ora bisogna dire, il teorema non è finito, perché bisogna dire che questa funzione che ho trovato a sua volta, cioè cosa devo dire? In realtà la proprietà f di x più y uguale a f di x per f di y, questa proprietà per ora vale solo sui numeri razionali. Devo dimostrare che ora con questa definizione vale anche su tutti i numeri reali. Ma perché vale sui numeri reali? Perché se x e y sono numeri reali, li posso approssimare con numeri razionali. Trovo delle successioni che convergono in x e y. Questa funzione f, ecco, diciamo la prima cosa, questa funzione f che io trovo è continua. Sostanzialmente l'ho dimostrato qui. Se questi salti non ci sono, la funzione che trovo è continua su tutti i numeri reali, è continua sui razionali, ma è continua anche su tutti i numeri reali. Questa è l'unica estensione continua di quella funzione, è continua e strettamente crescente. E allora se qui ci mettete due successioni di numeri razionali che convergono a dei numeri qualunque, per continuità sui numeri razionali questa uguaglianza è valida. Per continuità, passate al limite, la funzione f è continua, quindi al limite vale anche sui numeri reali. Quindi la funzione esponenziale ha questa proprietà su tutti i numeri reali.
è continua e basta. Questa è la fine della dimostrazione. Va bene, direi che siamo alla fine. Ci fermiamo qui. Direi che mercoledì facciamo anche il logaritmo e siamo a posto con le funzioni elementari. Se ci sono domande...